in questo numero di Motori Magazine. BMW arriva alla sesta generazione della serie 5 Touring. Fiat 500, Back to the Future. Due ruote, se l'elettrico è ancora un'ipotesi. Arriverà a maggio la sesta generazione della BMW serie 5 Touring. Sarà disponibile con motori a benzina e diesel, ibridi plug-in o solo elettrici. Rispetto al modello precedente, la nuova serie 5 Touring cresce parecchio. È più lunga di 97 cm, più larga di 32 e più alta di 17. A tutto vantaggio dell'abitabilità, grazie anche a sedili sportivi e interni interamente vegani. Disponibili anche i rivestimenti in pelle Individual Merino. L'information display da 12,3 pollici e il control display da 14,9 sono al cuore del sistema di gestione della vettura. A completare l'offerta, il tetto panoramico in vetro e l'impianto audio Bowers & Wilkins, che può vantare fino a 18 altoparlanti. Tornando alle motorizzazioni, quella elettrica sarà disponibile in due versioni. Nella BMW i5 M60 X-Drive Touring, due unità motrici integrate sull'asse anteriore e posteriore garantiscono una potenza massima di 601 cavalli che consentono di passare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. La velocità massima è limitata a 230 km/h. Il motore elettrico della iDrive 40 Touring è invece posizionato sull'asse posteriore, genera 340 cavalli e accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. L'autonomia arriva fino a 506 km per la M60 X-Drive e a 560 per i Drive 40. Come optional sono disponibili le M Sport Suspension, il sistema frenante sportivo M e l'Adaptive Chassis Professional, i sistemi innovativi per la guida e il parcheggio automatizzati. Nuovi anche i motori diesel con tecnologia MyLife a 48 V e consumo di carburante combinato sotto i 6 litri per 100 km e una potenza di 197 cavalli. La gamma di motorizzazioni sarà integrata nei prossimi mesi con un motore diesel a 6 cilindri in linea. Nuova serie limitata per la 500, dedicata all'anno di lancio della prima generazione, 1957. E 1957 saranno non a caso gli esemplari che saranno prodotti per questa collezione, disponibile solo in Europa e Giappone. Si tratta di una riedizione della piccola cabrio realizzata sulla base della versione lanciata nel 2007. Spicca la carrozzeria bicolore bianco gelato e verde rugiada con capote beige. Diamantati i cerchi in lega da 16 pollici. Sono invece cromate le calotte degli specchietti retrovisori, mentre la terza luce presenta una serigrafia celebrativa. I sedili sono in colore avorio, con inserti in pelle Frau. A distinguerla dalle altre sorelle, un logo ricamato dedicato alla serie, plancia in legno e targhetta numerata sul tunnel centrale. Molto ricco l'allestimento, che prevede fari DRL a LED, fendinebbia e un display digitale da 7 pollici a colori. La connettività è gestita da Mopar Connect. Il motore è il 1000 Hybrid da 70 cavalli, abbinato a un cambio manuale per il mercato europeo e di un 1200 da 69 cavalli con il cambio robotizzato per il Giappone. Il prezzo è di 25.900 euro. Termico, elettrico o a idrogeno? Quella che per le auto si rivela una scelta difficile, per le moto è un'opzione ancora più complessa e, se parliamo di moto di grossa cilindrata, un dilemma che non si ha difficoltà a definire in alcuni casi anche di cuore. Seppur di fronte a un'offerta ormai vasta di moto e scooter, il mercato non sembra premiare l'offerta elettrica, complice il peso delle batterie, l'autonomia, ma non solo. Non è un caso dunque che le case giapponesi stiano guardando con interesse alle fuel cell, celle a combustibile alimentate a idrogeno. Il vantaggio principale è che si preserverebbero i motori attuali e il peso dei mezzi non aumenterebbe di molto. Al momento però si sono visti solo prototipi. Suzuki ha presentato una versione del suo maxi scooter Burgman 400 con un passo allungato necessario ad alloggiare il serbatoio nel sottopedana. Kawasaki ha svelato il prototipo H2 HYSE con livrea blu e i primi test previsti quest'anno.
E sull'idrogeno stanno iniziando a investire anche Honda e Yamaha, che si sono alleate dando vita alla HYSE, acronimo di Hydrogen Small Mobility and Engine Technology, cui partecipano anche Suzuki e Kawasaki, ognuna con aree di ricerca e sviluppo definite per arrivare a un'offerta commerciale concreta per la fine del decennio, comprese le stazioni di rifornimento. Per chi intanto non vuole aspettare, l'offerta elettrica è ogni giorno più ricca, e non solo di scooter per la città. Per concedersi anche un intero weekend green, Zero Motorcycle, con i suoi modelli da 11 kW, offre un'autonomia di quasi 200 km in autostrada e oltre 350 in città con la Naked S. Per chi non vuole rinunciare alle emozioni forti, c'è la Triumph TE1, che sfoderà ben 177 cavalli per 220 kg di peso. Per gli amanti dell'off-road c'è la Talaria Dragon, da 100 km orari di velocità massima, progettata per gli amanti dell'enduro. Sempre della casa altoatesina, ma per il motocross, si può optare per la Sting TL4000RL1, che grazie a soli 69 kg di peso e una batteria da 60 V, offre 75 km di autonomia e divertimento.